altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 5 luglio 2023. Papà, ti amo, ha detto con la voce rotta dalla commozione Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese, davanti ai dipendenti Mediaset e alla stampa, mentre un video mostrava i momenti felici trascorsi con il padre. Lasciando però da parte l'aspetto affettivo, la sensazione, a giudicare dalle sue prime mosse professionali e da quello che si sa nell'ambiente televisivo, è che il secondogenito del Cavaliere, figlio di Carla Dall'Oglio assieme alla sorella Marina e amministratore delegato di Mediaset dal 2015, non abbia mai apprezzato un certo tipo di fare TV da parte del re del Biscione. Pier Silvio Berlusconi oggi è alla svolta, non solo perché si è aperto il testamento del padre, ma anche perché è appena stato presentato il palinsesto della sua Mediaset, in una qualche misura de-berlusconizzata, e non solo per la bandiera appena strappata alla concorrenza che porta il nome di Berlinguer. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove TV. Bentrovati a Un altro giorno, il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, Il resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Io sono Marcella Cocchi. Faremo il punto sulla RAI, ma soprattutto sulla nuova era di Mediaset, con Massimo Scaglioni, che è professore di storia ed economia dei media alla Cattolica e direttore del CERTA, centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi. Si annuncia una stagione del tutto diversa dopo i volti noti usciti dalla TV pubblica di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer, e dopo che Mediaset ha cacciato la signora del salotto trash Barbara D'Urso per, cito, passare a un'evoluzione in senso giornalistico con Mirta Merlino, e ha portato tra le sue fila appunto volti come la figlia dell'ex leader del PC, una che per la verità ha maturato comunque una posizione contestata dopo 37 anni in Rai per via delle scelte sulle ospitate considerate di intelligenza con il nemico, vedi il caso del professor Alessandro Orsini, da sempre morbido rispetto al giudizio su Putin. Così Pier Silvio Berlusconi sulla Berlinguer. Sono molto felice di questo arrivo, parliamo a un pubblico trasversale. Certo, pur senza dimenticarsi mai che, per esempio, uno come Santoro lavorò a Mediaset o che ai tempi di Rete Italia con Fininvest Silvio Berlusconi strappò proprio Mike Bongiorno dalla RAI, fa una certa impressione però immaginare una Luciana Littizzetto nella TV il cui motto negli anni Ottanta era «Corri a casa in tutta fretta, c'è un biscione che ti aspetta». Quel duopolio cui aprì la strada Bettino Craxi e per cui Silvio Berlusconi gli fu eternamente grato non esiste più, soprattutto per via della nuova concorrenza, quella vera, le piattaforme streaming e i social gratuiti. Oggi assistiamo a un nuovo duello dove spiccano una RAI, terra di conquista del centrodestra, e la nuova Mediaset targata Pier Silvio Berlusconi, il quale, detto per inciso, ha garantito che non intende scendere in politica, per ora. Come sarà lo show must go on prossimo Venturo? Chiediamo qualche chiarimento al professor Scaglioni. Bianca Berlinguer, Mirta Merlino, Checco Zalone, Beppe Fiorello in Fiction, Luciana Littizzetto a Tu sì che vales. Mediaset sta rinnovando la sua offerta, ma soprattutto Pier Silvio Berlusconi, secondo lei, sta affrancandosi dal berlusconismo? Ma allora, i palinsesti Mediaset che sono stati presentati sono all'insegna di un'innovazione che potremmo dire moderata. Abbiamo vissuto anni di sostanziale stasi dove alle presentazioni di palinsesti fondamentalmente si ripeteva quello che era dato in onda nelle stagioni precedenti, invece questa volta sembra davvero aver fatto un click, come ha detto lo stesso Pier Silvio Berlusconi nella serata, con questa campagna acquisti, appunto Berlinguer, Merlino, Beppe Fiorello in Fiction, la Littizzetto, insomma qualcosa sembra muoversi, però anche soltanto guardando i nomi che abbiamo appena citato, capiamo fondamentalmente qual è il modello a cui la nuova Mediaset sembra ispirarsi.
il modello è un po' quello della televisione che già esiste, Rai, La 7, con diciamo un tentativo di allargamento di un recinto che però rimane tutto molto televisivo. In che direzione si va? Si va nella direzione di una televisione, se vogliamo, più ripulita. Silvio Berlusconi insiste da anni su questo tema, sul fatto che non gli piaccia il trash, e il trash è in qualche modo a torto ragione incarnato dalla figura di Barbara D'Urso, e quindi Barbara D'Urso è fuori. E poi un allargamento che guarda dei target anche un po' diversi rispetto a Mediaset. Certamente il caso dell'acquisto di Bianca Berlinguer è abbastanza significativo, perché anche da un punto di vista ovviamente politico sembra veramente affrancare, diciamo così, la televisione di Silvio Berlusconi dal suo passato. Insomma, sembra guardare in una direzione nuova, anche se poi in realtà così nuova non è, perché ricordiamoci che anche Michele Santoro è passato dalle televisioni di Berlusconi. Il tutto però diciamo porta a una serie di domande sul fatto, soprattutto, se queste scelte saranno veramente efficaci, se riusciranno, perché il travaso, diciamo così, di un volto storico di una rete è sempre difficile, è sempre un'operazione piuttosto complicata. Quindi vedremo. L'operazione Berlinguer funziona benissimo sul piano comunicativo, è quasi come un brand che viene ripreso. Berlinguer incarna anche un po' il brand Rai 3 e viene innescato all'interno di Mediaset. Sul fatto che poi il prodotto funzioni, insomma, staremo un po' a vedere. Per quanto riguarda il fatto che abbia parlato molto dell'avventura europea di Media for Europe, secondo lei che prospettive può avere da questo punto di vista? Ma questa è la grande prospettiva internazionale su cui Mediaset sta insistendo da anni, adesso appunto con la fusione anche della televisione spagnola all'interno di questo gruppo europeo, e poi con la crescita della presenza finanziaria di Mediaset all'interno di ProSiebenSat, che è la principale televisione commerciale tedesca. Questo tipo di percorso su cui Pier Silvio Berlusconi ha molto insistito ha certamente un senso finanziario, cioè si sta costruendo un polo finanziario importante a livello europeo. Più difficile è giudicare diciamo il valore prettamente industriale di questa operazione. Durante la serata dei palinsesti è stata due volte fatta una domanda di questo tipo, ma si fa un pochettino fatica a capire che tipo di sinergie si possono creare tra la televisione italiana, quella spagnola e quella tedesca, posto che i gusti, i pubblici delle televisioni generaliste sono molto diversi, e quindi è difficile capire in che modo si possano fare delle sinergie, dei risparmi, per esempio sui contenuti, rispetto appunto a queste realtà che sono molto, molto differenti. Quindi questo progetto resta ancora molto indefinito, e si ha un po' il sospetto che abbia un senso più finanziario che veramente industriale. Ecco, ma rispetto alla RAI, di cui si è tanto parlato, che cosa ci dobbiamo aspettare? Consideriamo che Mediaset ha anticipato di 3 giorni la presentazione dei propri palinsesti rispetto alla RAI, però la RAI, la TV pubblica, anche a confronto con questa nuova Mediaset, che cosa ci fa presagire? Ma in questo contesto la RAI rischia un po' di essere l'anello debole del mondo televisivo. Sappiamo da tempo, e non è soltanto il caso dell'ultima tornata di nomine, che il management Rai, a differenza di quello degli altri editori, è un management prettamente politico, non sempre, diciamo così, è all'altezza, ha delle risorse economiche che sono forse più in difficoltà rispetto agli attori commerciali, perché il canone è una risorsa che non cresce, la pubblicità è stata in difficoltà. E si è lasciata quest'anno, diciamo così, rubare una serie di volti che erano dei volti fortemente identificativi, in realtà più che Berlinguer. Penso a Fabio Fazio, su cui si è molto scritto, e che era effettivamente una colonna diciamo della Rai 3, della domenica di Rai 3. I nuovi attori, penso a Discovery, si fanno più aggressivi, e ora vedremo quali saranno le novità che Rai presenterà,
però certamente tra i vari attori Rai, pur con alcune punte di eccellenza, rimane un po' l'attore a mio avviso più debole, che ha delle difficoltà strutturali più forti e che è sempre prigioniera di un controllo politico che non riesce davvero a far sviluppare pienamente il servizio pubblico e l'azienda appunto di televisione pubblica. Infine, nell'eterno duello tra la TV pubblica Rai e la TV commerciale per eccellenza, quella di Silvio Berlusconi, non si rischia ora di assistere un po' a una guerra tra poveri, proprio perché lei citava Discovery, ma ci potrei citare anche Netflix, Amazon, Disney. Quindi da questo punto di vista, altro che concorrenza. Sì, questo è il vero snodo problematico. Fare questa campagna acquisti su alcuni volti, su alcune glorie, ma rimanendo tutto dentro al gioco televisivo, tutto dentro al perimetro televisivo, quindi Mediaset contro Rai, contro la 7, contro Discovery, in realtà mi sembra un po' dimenticare quello che sta accadendo in questi anni, cioè il fatto che l'attenzione, che è la, diciamo, la risorsa più importante per i media, per la televisione, ormai si sta spostando profondamente, fortemente su un mondo che è fuori da questo perimetro. Certamente ci sono le piattaforme, ma più che le piattaforme, quelle a cui pensiamo normalmente, che sono appunto le piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ci sono le grandi piattaforme, diciamo, gratuite, che sono veramente dei grandi concorrenti sul piano dell'attenzione. Penso a YouTube e a TikTok, che è il fenomeno del momento, che sta crescendo tantissimo sulle generazioni più giovani. Ecco, da questo punto di vista la risposta degli editori, dei broadcaster e di Mediaset, ma vedremo poi anche Rai, sembra un po' insufficiente. Io dal punto di vista della come dire, di Mediaset, avrei cercato di lavorare molto su quella rete che più riesce a dialogare con questo pubblico ancora, che è ancora un brand piuttosto forte, che è Italia 1, e su cui però diciamo ormai da tanto tempo si punta molto poco, non ci sono grandi produzioni nuove, si va un po' sul consolidato, c'è un unico grande programma che funziona su Italia 1, che sono Le Iene, e poi però c'è molto poco di altro, e questo è un peccato, perché in realtà sembra come se non si vedesse, diciamo così, al di fuori di tutto il perimetro della televisione, e dove invece però la sfida vera si giocherà nel corso dei prossimi anni. Grazie per l'attenzione, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno, se vorrete ascoltare.